stabile qua di Villa Gran San Giuseppe è di proprietà dei gesuiti, dell'ordine dei gesuiti, dato in comodato d'uso al consorzio Rete Pictor. Consorzio Rete Pictor che è formato, dicevo, da 3 cooperative, Adelante, Luoghi Comuni e Fattoria Sociale Concadoro e da un'associazione, Associazione Concadoro. Scopo del consorzio è quello di gestire gli spazi, quindi l'immobile e i terreni qua di Villa Gran San Giuseppe e di fornire dei servizi ai consociati. Con questa rete si è scelto di dare vita agli spazi di villa, facendo molti lavori all'interno della struttura di villa e da qui facendo nascere proprio alcuni progetti come il bar trattoria Todomodo, la gestione del verde, la gestione delle fittocamere, affittospazi. E questo ha permesso di mettere in rete queste cooperative che erano già preesistenti, ma che si sono adoperate nello sviluppo di villa. C'è produzioni e vendita di produzioni interne a villa, e l'affitto spazi, l'hosting, il bar trattoria, che quindi riescono a supportare il lavoro della cooperativa e sicuramente l'accesso a bandi di vario genere per il sostegno dei lavori. In questo momento abbiamo sempre l'orto, che piantiamo sempre cose nuove, diciamo, sull'orto, cerchiamo sempre di portare verdure per la trattoria. Tipo quali verdure? Cioè, verdure soprattutto di stagione, quindi parliamo di cose invernali, che sono, possono essere i cavoli, oppure produzioni estive, che possono essere, diciamo, pomodori o melanzane o peperoni, ecco, per la trasformazione sui vasetti oppure sull'utilizzo diretto. Secondo me la sfida più importante per qualsiasi persona che si mette nell'agricoltura è, secondo me, l'utilizzo dell'acqua, perché in questi periodi, diciamo in questi anni passati, l'acqua sta diventando sempre minore e bisogna cercare di utilizzarla in modo più consapevole. Qua in villa stiamo realizzando anche una vasca di recupero delle acque piovane che arrivano dai tetti per riuscire ad usufruirla in estate per i nostri orti o le coltivazioni. Ecco. La cultura sull'ambito ambientale, ad esempio quest'anno un anno importante per lo sviluppo dell'ambito ambientale e dell'ecosostenibilità di villa. Tutta una serie di lavori a partire dal 2016 che hanno interventi strutturali che hanno sistemato tutta una serie di stanze, interventi di efficientamento energetico, vuol dire investimenti importanti. E questi investimenti in questo momento sono coperti grazie a delle campagne, beh, inizialmente da contributi ricevuti da fondazioni, da una fondazione in particolare, e c'è una campagna di crowdfunding. Diciamo che stiamo cambiando più in questi anni, come facendo il Parco Nord nuovo, quindi cercando di togliere piante che magari non erano più utili per la villa, mettendo piante nuove, cercando di usare gli spazi al meglio possibile. Più nel nostro contesto, avendo comunque superfici molto limitate, essendo in un ambito anche urbano, la ricerca diretta in agricoltura non è quella di creare profitto, ma è quella di creare inserimenti lavorativi e cultura ambientale. Landlab è un ente che con noi collabora e che fa ricerca in ambito di agricoltura, in ambito di ambientale di vario genere, ad esempio selezioni di sementi, selezioni di piante resistenti, di prodotti per la resistenza delle piante. Come amministratore ho i bilanci che in qualche modo mi danno un quadro della situazione, devo dire. Dall'anno scorso, da 2 anni, oltre al bilancio economico, depositiamo anche il bilancio sociale, attraverso il quale è uno strumento che ci permette di trasformare i numeri, quindi la parte puramente economica, anche in risultati sociali. Le nuove iniziative, ad esempio la ricerca condivisa con l'Endlab, un ente di ricerca, o con la cantina che collabora con noi, o l'apicoltore, tutta questa rete che si crea è un continuo ricercare qualcosa di nuovo e ci dice che siamo in movimento, non siamo statici, non siamo stagnanti.
Allora, credo che l'utilità di aver condiviso questo momento è il fatto di essere in rete, quindi conoscerci tra realtà e conoscere anche all'esterno dell'Italia le realtà presenti per condividere la nostra esperienza e per riuscire a collaborare e portare avanti un obiettivo.